questa riflessione che, lo voglio dire subito, ha un aspetto paradossale, nel senso che, come sanno bene i partecipanti alla tavola rotonda, che io ringrazio molto di essere venuti, questa non è una sorta di instant book, cioè non deriva dalle vicende ben note dell'Hotel Metropole, deriva da una esigenza che abbiamo sentito come riformismo e libertà, ma questa esigenza è stata condivisa da coloro che partecipano a questa tavola rotonda, di una riflessione sulla collocazione internazionale dell'Italia. L'esigenza di questa, voglio dire, l'esigenza di questa riflessione va molto al di là della vicenda dell'Hotel Metropole, anzi io mi auguro che prevalga la riflessione sulla collocazione internazionale dell'Italia, prescindendo da aspetti giudiziari che poi hanno i tempi, le caratteristiche che tutti quanti sappiamo, ma rimanendo alla questione di fondo, perché indipendentemente, anche se l'Hotel Metropole con le sue intercettazioni parziali che noi conosciamo non ci fosse stato, secondo me una riflessione di fondo sulla collocazione internazionale dell'Italia l'avrebbe dovuta fare in primo luogo il Parlamento, e non l'ha fatta. E quindi però allora tutti i centri di riflessione culturale su questo sono abilitati a farlo. Perché dico l'avrebbe dovuta fare il Parlamento? Perché la collocazione tradizionale dell'Italia, a mio avviso confermata e avvalorata paradossalmente anche dalla provocazione devo dire al di fuori dei meccanismi diplomatici consueti che Putin ha fatto alla vigilia della sua visita in Italia, con un'intervista di grande significato e di grande spessore al Financial Times. Quando Putin dice è in crisi, sono in crisi la democrazia liberale, e lo dice prima di venire in Italia, è evidente che lui conferma una sfida. La conferma avendo alle spalle uno spessore. Noi come Commissione Esteri dell'altra legislatura abbiamo fatto uno studio sulla questione Putin, ritenendo che Putin esprime e rappresenta qualcosa di molto significativo e di molto rilevante con la quale ci si deve misurare, cioè esprime un disegno di da un lato di recupero di aggressività nei confronti degli Stati Uniti, di disaggregazione dell'Unione Europea, di costruzione di un'alleanza che ha dato già i suoi frutti, per esempio nel Medio Oriente, dove gli Stati Uniti, anche per gli errori tragici, prima di Bush Junior e poi di Obama, sono stati marginalizzati nella questione siriana, un sistema di alleanze con l'Iran, con la Cina, in quel caso anche con la Turchia, e quindi un qualcosa di molto significativo, combinato insieme con una pressione fortissima sugli stati dell'Europa del Nord, di cui è stato emblematico la vicenda dell'Ucraina e l'occupazione militare della Crimea accompagnata da un referendum, ma che esprime tutto un quadro, e un quadro che contesta alla radice quello che per una parte di noi è un valore di fondo: il valore dello Stato di diritto fondato sulla divisione delle funzioni, sull'autonomia della magistratura, sulla libertà di stampa, sulla libertà di opinione, sul rispetto degli oppositori, insomma di un sistema di valori che
conferma, per quello che mi riguarda, un riferimento alla nozione di Occidente, alla nozione di un rapporto stretto con l'Unione Europea, a un'alleanza dell'Unione Europea con il Presidente degli Stati Uniti, quale che esso sia e quale posizioni esprima, anche perché, lo dico francamente, il fatto che anche Trump, con tutte le caratteristiche che sappiamo, però lui uno spiegamento di forze militari in Polonia e in altri paesi dell'Europa del Nord lo ha fatto, e questo personalmente mi tranquillizza abbastanza. E attenzione, perché la polemica sulle sanzioni è una polemica che non fa i conti con chi ha proposto le sanzioni e le ragioni che l'hanno fatto. Chi ha proposto le sanzioni fu la Merkel. La Merkel e la Germania hanno tradizionalmente sempre avuto una posizione morbida nei confronti della Russia. E però, di fronte a una cosa inusitata, qual è stata l'azione militare derivante da quello che è stato certamente il più grande fallimento di Putin negli ultimi tempi, cioè la sconfitta del suo riferimento in Ucraina, Yanukovych, e poi la occupazione militare della Crimea, le sanzioni avevano due significati. Uno, non erano un intervento militare. Due, sono state un modo per dare un segnale a Putin che si doveva fermare e che c'era una comunità internazionale che gli rispondeva, ma gli rispondeva non drammatizzando la situazione. Quindi le sanzioni sono un fatto non balordo fatto contro l'economia italiana, anche perché poi ha colpito anche le altre economie, anche l'economia tedesca e così via, ma derivano dall'esigenza di rispondere a questa aggressività tutta geopolitica, non tutta sovrastrutturale, perché alle spalle non c'è un'economia forte, che Putin ha espresso. Ecco, rispetto a questo nodo, che io qua dico nel modo più schematico possibile, qual è l'enorme questione di politica estera che si pone in Italia? Si pone un'enorme questione di politica estera perché non la Lega nella sua storia tradizionale di forza di opposizione e così via, ma la Lega come principale forza di governo, Salvini come espressione leader di una situazione, è totalmente schiacciata sulla Russia. Dal 2014, potrei fare l'elenco ma non serve, Salvini si è sempre espresso su tutte le vicende internazionali in discussione, non solo le sanzioni, l'aereo militare abbattuto e così via, si è espresso d'intesa con la Russia, è arrivato al punto di dire che stando in Russia si riconosceva più lì che in altri paesi europei, ha posto in alternativa una situazione per cui c'è più democrazia in Russia che non nell'Unione Europea, insomma ha espresso una serie di posizioni molto schiacciate sulla Russia, e questo è andato avanti fino a quando si è arrivati ad una roba che è straordinaria per quello che riguarda il quadro delle altre forze politiche, cioè nel 2017 c'è stato un accordo politico fra il 6 marzo del 2017 c'è stato un accordo politico in cui la Lega diventa il primo paese, il primo partito di un paese occidentale che si associa con la Russia unita di Putin. L'articolo 1 dice: le parti si consulteranno e si scambieranno informazioni
sui temi di attualità della situazione della Federazione Russa e della Repubblica Italiana, sulle relazioni bilaterali e internazionali, sullo scambio di esperienze nella sfera delle strutture del partito, del lavoro organizzato, delle politiche per i giovani, dello sviluppo economico, così come in altri campi di interesse specifico. E per capirci poi rispetto ai soggetti in campo, lo stesso Salvini in una conferenza stampa ringraziò per il lavoro fatto il suo portavoce Gianluca Savoini e Claudio D'Antoni, che avevano svolto D'Amico, per il ruolo svolto. Va aggiunto che per dare il senso della profondità del rapporto, nel corso, insomma, noi sappiamo che i russi, diciamo così, sono abbastanza rigorosi nella gratificazione di persone diverse dalla loro nazionalità. Bene, il 10 settembre del 2017 Savoini, come presidente di Lombardia Russia, fu nominato osservatore internazionale per le elezioni regionali russe che si tennero appunto il 10 di settembre, e lui e Claudio D'Amico, che è oggi titolare di un ufficio per la strategia delle relazioni internazionali del vicepresidente del Consiglio, fu invitato come osservatori esperti anche alle presidenziali russe del marzo del 2018. Ecco, io mi fermo qua su questo, per dire quindi che noi abbiamo una cosa quindi che annulla e va al di là dello termine, uno schiacciamento di una componente molto forte dell'attuale maggioranza e così via sulla Russia. Schiacciamento che secondo me non è stato rovesciato con i viaggi con il viaggio di Salvini negli Stati Uniti. È stato casomai ammorbidito, ma questo può anche aver determinato una complicazione delle cose. Perché noi sappiamo che tra la Russia di Putin e gli Stati Uniti di Trump ci saranno mille rapporti, anche che vanno al di là della visibilità, però sono due nazioni terribilmente strutturate entrambe, che hanno i loro alleati e hanno i loro avversari, ma credo che né Trump né Putin accettano di essere trattati, per dirla con una battuta, da Salvini come Salvini tratta Berlusconi in Italia. E quindi se notano, diciamo così, un eccessivo gioco politico, può darsi anche che questo comporti qualche segnale di insofferenza. Non è che questa situazione, per quello che mi riguarda, è bilanciata poi dal Movimento a 5 Stelle, perché il Movimento a 5 Stelle sul terreno della politica estera è mobile qual più malvento. Nell'altra legislatura, io mi ricordo bene che il Movimento a 5 Stelle aveva rapporti frequentissimi con Russia Unita, presentò addirittura una mozione per l'uscita dalla NATO, la presentò alla Commissione Esteri, la bocciammo, e la presentò anche in aula. Aveva un rapporto di grande, non so come, simpatia per Maduro, al punto tale che una sua delegazione si recò in Venezuela, chiese all'ambasciata italiana un incontro con gli italiani e spiegò a questi italiani un po' disgraziati, perché non ricevono le loro pensioni, non ricevono medicinali e così via, spiegò che rischiavano di essere degli agenti della CIA, provocando qualche reazione che fu bloccata soltanto dall'azione di ordine pubblico del personale dell'ambasciata, del personale dell'ambasciata in Venezuela. Adesso, al di là di queste battute, noi negli anni passati abbiamo avuto questo tipo di linea.
Poi successivamente è avvenuto invece in questa legislatura qualcosa di straordinario, nel senso che, paradosso, un esponente eletto, se non sbaglio, nella Lega, ma che il sottosegretario Geraci, uomo di grandissima professionalità, ma secondo me organicamente legato al mondo cinese, è stato poi portatore di una operazione non contrastata, né condivisa né contrastata dalla Lega, è andata avanti di per sé. Questa operazione ha comportato il fatto che l'Italia è l'unico paese del G7 che ha messo una firma sulla nuova via della seta che la Cina sta portando avanti, e questa via della seta, ecco, unisce, mentre Putin è tutto sovrastruttura geopolitica, per quello che riguarda invece la via della seta abbiamo una minore aggressività verbale sul terreno, appunto, dei messaggi politici, politico-culturali alla Putin o ai suoi ideologi come Dugin, ma però una combinazione straordinaria di struttura e di sovrastruttura. Noi abbiamo sentito nel corso di questi anni, tutti quanti noi, anche ha sempre sostenuto che doveva essere fatto un qualche piano Marshall per questo, piano Marshall per quest'altro. Poi l'Occidente non lo fa, non ha fatto nulla neanche per la Tunisia. E invece, diciamo così, la Cina di piani Marshall ne sta facendo moltissimi, nel senso che sta costruendo un sistema infrastrutturale che va dal Mar della Cina, arriva al Pireo, e progetta di arrivare fino a Trieste e a Venezia, avendo come obiettivo quello di penetrare nel cuore dell'Europa, ma lo fa su una dimensione di una strategia politica di grandissima potenza, sul terreno di un quadro strategico molto organico. Ebbene, noi ci siamo infilati in questa operazione non avendone il quadro. Il vicepresidente Di Maio ha detto siamo arrivati per primi. Siamo arrivati per primi dove? Ecco, io mi fermo qua. La mia è un'introduzione volutamente provocatoria, per dire però che quello che rileviamo è che che mentre abbiamo una storia di collocazione dell'Italia organicamente nell'Occidente, organicamente collegata a certi valori, oggi noi abbiamo una situazione che è totalmente allo sbando, perché le due forze dominanti del governo o esprimono posizioni negative o esprimono posizioni oscillatorie, perché poi noi abbiamo visto che ultimamente rispetto all'Unione Europea c'è stato un dato inusitato. Io devo dire la verità che in un mondo normale noi saremmo già di fronte a una crisi di governo nel momento nel quale una componente del governo ha votato a favore della nuova Presidente dell'Unione Europea e un'altra componente si è espressa in modo totalmente negativa. Ma tutto questo significa che in una situazione nella quale, come sempre, la politica internazionale è molto viva ed è drammaticamente nuova rispetto al passato, l'Italia è in una situazione, diciamo così, nella quale tendenze diverse si evidono. Poi, per essere onesti fino in fondo, e concludo, poi a me non sfuggono le sfumature. In un bel libro, nel miglior libro italiano secondo me su Trump, scritto da dottori, c'è poi una postfazione di Giorgetti che in questa postfazione si parla dell'Italia, si parla dell'Europa, non si parla della Russia e si parla con grande apertura nei confronti degli Stati Uniti. Però ho l'impressione che questa posizione espressa dal sottosegretario Giorgetti rispetto alla realtà che ha messo in campo finora la Lega è, come dire, eccentrica o a copertura di una posizione che è diversa.
Ecco, io mi fermo qui e cominciamo. Vuoi parlare te? Mara, ti do la parola a Mara Carfagna che ringrazio per aver partecipato. Grazie Fabrizio, sono io che ringrazio te, grazie Fabrizio per l'invito, grazie naturalmente per questa riflessione così ricca di spunti. Grazie soprattutto per aver sollecitato questo pomeriggio una riflessione sul tema della collocazione internazionale dell'Italia. La prima domanda che mi viene da fare è qual è collocazione internazionale dell'Italia oggi. Quindi una riflessione quanto mai opportuna in questo momento, in questa giornata, un momento in cui ci chiediamo con chi sta l'Italia, dove sta, quali sono i nostri alleati, quali sono i nostri avversari, in che tunnel ci siamo infilati. Io penso, Fabrizio, che c'è un modo molto semplice per verificare la consistenza e la qualità delle relazioni internazionali di un paese e l'efficacia della sua azione geopolitica. È un modo molto semplice perché basta confrontare l'Europa dei nostri, l'Italia dei nostri padri, per i più giovani, l'Italia dei nostri nonni, con l'Italia di oggi. Italia che lasceremo in eredità ai nostri figli. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, i nostri padri hanno fatto una scelta ben precisa, hanno scelto con saggezza di incardinare la politica estera dell'Italia lungo due direttrici specifiche e molto chiare: l'adesione all'Alleanza Atlantica e l'adesione al percorso di integrazione europea. L'Italia è stato uno dei paesi fondatori sia della NATO sia della Comunità Economica Europea, non fu evidentemente una scelta facile neanche scontata per come dire, le venature di anti-americanismo e anti-europeismo che covavano in larghe fasce del nostro paese, ma dobbiamo ringraziare oggi più che mai la lungimiranza, la credibilità della leadership italiana dell'epoca, penso per esempio a De Gasperi, ma naturalmente non soltanto a lui, per aver fatto una scelta di campo così precisa, una scelta di campo che ha rappresentato sicuramente una leva potente per lo sviluppo economico, ma anche politico e sociale del nostro paese. Il nostro paese ne ha sicuramente beneficiato, sia in termini di sicurezza militare, sia in termini di apertura dei mercati ai nostri beni e servizi, sia in termini di progresso e anche consolidamento della democrazia liberale. Accanto all'atlantismo e accanto all'europeismo, l'altro grande bacino di interesse del nostro paese è sempre stato e dovrebbe essere, per ragioni storiche, culturali, geografiche, ma anche per concretissimi interessi economici, energetici, di sicurezza e di difesa, dovrebbe essere il Mediterraneo. E noi abbiamo assistito, dopo un approccio del nostro paese tra luci e ombre, dopo un approccio filo-arabo degli anni 70-80, abbiamo assistito ad una sorta di disimpegno del nostro paese nello scacchiere del Mediterraneo, anche se ci tengo a precisare che i governi Berlusconi si sono sottratti a questo disimpegno perché hanno sempre lavorato per rafforzare il dialogo e i rapporti con i paesi del Nord Africa, hanno sempre lavorato per difendere esplicitamente il diritto di Israele di esistere come Stato del popolo ebraico, hanno sempre lavorato per impiegare una presenza militare significativa al fianco della NATO e degli Stati Uniti d'America nella lotta al terrorismo. Tra l'altro, anche le dinamiche più recenti dovrebbero dimostrarci quanto l'Italia abbia da perdere da una scarsa attenzione e da uno scarso protagonismo nel bacino del Mediterraneo. Nel Mediterraneo si giocano partite cruciali per il nostro paese. Penso per esempio alle nuove rotte commerciali che dall'Asia arrivano in Europa attraversando il Mediterraneo e quindi toccando il nostro paese. Penso alla crescita economica dell'Africa, alla pressione demografica dell'Africa, all'intervento e al protagonismo della Cina anche in Africa, penso naturalmente
alla pressione migratoria che dall'Africa premia appunto sull'Europa attraverso il nostro paese, che unita alla crescita demografica ci fa capire come sia velleitario immaginare di gestire un fenomeno migratorio che parte da un paese che oggi conta 1,2 miliardi di abitanti e nel 2050 si stima potrà contarne esattamente il doppio, come sia velleitario immaginare di affrontare il tema delle migrazioni non in un'ottica europea atlantica, ma in un'ottica di, come dire, sovranità nazionale, di sovranismo nazionale. Abbandonare il dossier del Mediterraneo, tra l'altro, è un errore, anche perché ci renderebbe meno strategici proprio in chiave euroatlantica, perché se tu sei l'avamposto dell'Europa e dell'Italia in Africa, in Medio Oriente, nei Balcani, nell'Europa sudorientale e rinunci ad esercitare quel ruolo, è chiaro che prima o poi lo faranno altri al tuo posto. E noi troppe volte abbiamo tollerato che fossero altri, penso per esempio la Francia, ad esercitare un ruolo che invece dovrebbe essere nostro, per ragioni politiche, geografiche, ma anche per ragioni legate alla tutela dell'interesse nazionale. Che cosa vedo io oggi? Io oggi vedo un sentiero molto stretto, perché da un lato la guida americana dell'Alleanza Atlantica è sempre meno disposta a supplire agli sforzi ridotti degli alleati in termini di investimenti in difesa e in sicurezza, ed è sempre meno disposta a intervenire in aree di crisi che sono lontane da Washington. Dall'altro lato io vedo l'Europa, le istituzioni comunitarie che sono state immaginate, disegnate, costruite in tempi di prosperità, rivelarsi totalmente inadeguata rispetto alle grandi sfide globali. Abbiamo visto come l'Europa ha reagito male nella gestione delle due grandi crisi, ma anche delle tre grandi crisi che si sono sovrapposte nell'ultimo decennio, quella migratoria, quella economico-finanziaria e anche quella di una globalizzazione non gestita che ha fatto emergere dalla povertà larghi strati della popolazione mondiale, ma ha ridotto il benessere e la ricchezza dei ceti medi produttivi. È come se i due grandi pilastri su cui si è fondata la nostra visione geopolitica negli ultimi anni, dal dopoguerra in poi, quello dell'atlantismo e quello dell'europeismo, oggi avessero perso la loro identità, si fossero indeboliti. È chiaro che il quadro internazionale, lo scenario internazionale è completamente cambiato negli ultimi anni, ma approfondire questo aspetto richiederebbe un dibattito a parte, un convegno a parte. Abbiamo già detto del ruolo della Cina, del protagonismo della Russia, delle tendenze protezionistiche e isolazioniste degli Stati Uniti d'America, dell'Africa, dell'instabilità in Medio Oriente, però il quadro internazionale, diamo per assodato, siamo tutti d'accordo, è profondamente mutato. In questo quadro la domanda che dobbiamo farci è: che cosa vuole fare l'Italia da grande? Che cosa vuole fare l'Italia da grande? Allora, nell'ultimo anno noi abbiamo assistito ad una tendenza che ormai ci appare abbastanza chiara, e tu ne hai accennato abbastanza nel corso della tua introduzione. Una tendenza a rompere i consolidati schemi euroatlantici. Lo abbiamo visto quando si è deciso, immagino, spero, poi la scelta si può condividere, ma spero che sia stata una scelta consapevole quantomeno, di rompere il fronte europeo siglando un memorandum d'intesa con la Cina per la cosiddetta via della seta, lì abbiamo rotto il fronte europeo. Abbiamo rotto il fronte europeo sulla vicenda Venezuela, perché l'Italia ha assunto una decisione che mi ha fatto profondamente vergognare da italiana, perché non abbiamo avuto il coraggio di assumere una posizione netta e chiara per condannare una dittatura sanguinaria come quella di Maduro in Venezuela. So che ci sono stati segretari, sottosegretari che hanno tentato di svolgere con determinazione il loro lavoro, tentando di portare l'Italia dalla parte giusta, e purtroppo però hanno prevalso altre tendenze che hanno allontanato l'Italia dal fronte delle democrazie liberali.
La tendenza a rompere i consolidati schemi euroatlantici si è manifestata anche nell'approccio conflittuale che l'Italia ha giocato sulla partita delle nomine europee e anche quando in continuazione, un po' meno per la verità, negli ultimi mesi sono stati evocati piani B, cigni neri, uscita dall'euro, dall'Europa, uscita dalla NATO. Anche qui permettetemi una parentesi brevissima, cioè mi inquieta che un signore che viene dagli Stati Uniti d'America, un apprendista stregone, un pifferaio magico, che è stato cacciato con disonore dalla Casa Bianca e che gira l'Europa da 2 anni a questa parte con il proposito dichiarato di smantellare l'Europa e di consegnarla a pezzi, non si sa chi, mi inquieta e mi indigna profondamente che venga in Italia a dare lezioni a esponenti di forze che sostengono questo governo. Il tentativo di far saltare il paradigma euroatlantico evidentemente in atto. A me sembra onestamente un approccio velleitario, molto 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 efficace dal punto di vista della propaganda interna, molto utile dal punto di vista della propaganda interna, non siamo ciechi, i sondaggi li leggiamo tutti e dipendono da una serie di cose, poco utile e anche dannoso dal punto di vista della tutela degli interessi nazionali. L'esempio eclatante lo abbiamo visto, per esempio, no? Sulla questione libica, abbiamo visto il presidente Conte, il suo entourage esaltare l'incontro bilaterale avuto a Washington lo scorso anno, esaltare la cabina di regia per la Libia e per il Mediterraneo. Poi però, quando è scoppiata la guerra civile tra le forze fedeli al generale Haftar e quelle invece che sostengono il governo di unità nazionale di al-Sarraj, l'Italia non ha toccato palla, l'Italia non ha avuto alcun ruolo e il mancato coordinamento con Washington ha dimostrato che quella foto era semplicemente una foto opportunity e niente di più. E allora si è passati in Libia da uno sbandierato accordo sulle elezioni democratiche, su elezioni democratiche del 2019, a una guerra civile alle porte di casa nostra, dove noi non abbiamo alcun ruolo e dove l'Italia non rappresenta un interlocutore per nessuna delle forze in campo. Mi avvio alla conclusione, ma voglio fare una riflessione sulla vicenda Russia, non sull'attualità, ma sui rapporti con la Russia tra il governo italiano, in particolare la Lega e la Russia. Io penso questo, penso che il rapporto con la Russia, per come è stato impostato, rischia di essere una fonte di grande ambiguità e anche di grande instabilità. Intendiamoci, noi, la mia forza politica, ha sempre ricercato un rapporto molto franco, di dialogo e di collaborazione con la Russia. Silvio Berlusconi ha lavorato per includere la Russia all'interno del dibattito e del dialogo euroatlantico, legittimandone il ruolo di attore primario a livello internazionale nella lotta contro il terrorismo e su altri dossier globali. Però abbiamo sempre ritenuto sbagliato pensare che un rapporto anche privilegiato con la Russia potesse sostituire la nostra adesione al blocco euroatlantico. Cioè, il nostro obiettivo è sempre stato chiaro ed è tuttora chiaro. Il nostro obiettivo è quello di avvicinare la Russia all'Occidente e non di portare l'Italia nell'alveo, nella sfera di influenza dell'Oriente, in particolare della Russia. È fondamentale, naturalmente, costruire un rapporto franco e trasparente con la Russia. È fondamentale, considerato naturalmente anche il protagonismo che la Russia assume sempre di più nello scacchiere internazionale. L'esito di questi tentativi di cambi di paradigma, onestamente, mi sembrano fallimentari e mi sembrano profondamente dannosi per gli interessi nazionali. Io credo che la risposta alle grandi sfide globali non sia rappresentata dal sovranismo, che è un concetto, insomma, sicuramente molto romantico, molto affascinante, ma noi diciamo prima gli italiani e poi ci confrontiamo magari con chi dice prima gli ungheresi, prima i francesi, prima i tedeschi, prima i polacchi. Cioè, è chiaro che le grandi sfide globali possono essere affrontate e probabilmente risolte soltanto in un'ottica europea e atlantica,
non è la politica delle piccole patrie, non è la politica delle piccole nazioni europee con agende confliggenti tra di loro che può consentirci di affrontare queste sfide globali. Allora io credo, Fabrizio, che soltanto un salto di qualità nelle relazioni euroatlantiche possa consentirci di ritornare ad essere protagonisti, credibili e autorevoli. Per fare questo naturalmente dobbiamo riscoprire la nostra identità, dobbiamo riscoprire e valorizzare le nostre radici che affondano nell'europeismo, nell'atlantismo e nell'attenzione alla sfera di influenza del Mediterraneo, e dobbiamo fare quindi una scelta di campo, anche scegliendo, individuando, identificando bene chi sono i nostri avversari e chi sono i nostri alleati. Non si può fare confusione tra avversari e alleati, perché poi quando scendi sul campo di battaglia ti fai male e rischi pure di lasciarci la pelle, cioè non possono esserci sovrapposizioni e confusioni. Allora concludo con una riflessione che riprende la domanda con cui ho iniziato questo intervento, e cioè qual è l'Italia dei giorni nostri? Che Italia stiamo costruendo e che Italia lasciamo ai nostri figli? L'Italia di questi giorni, guardate l'Italia di questi giorni, secondo voi è un'Italia migliore rispetto a quella che ci hanno lasciato i nostri padri? Io vedo un paese isolato sulla scena internazionale, vedo un paese aggredito da scorrerie politiche, mediatiche e giudiziarie legate a vicende internazionali, vedo un paese ridotto nel Mediterraneo, quando va bene al ruolo di gendarme, quando va male al ruolo di vigile che dirige il traffico delle ONG. E allora mi chiedo, questa ambiguità che noi abbiamo messo in campo negli ultimi mesi sull'atlantismo e sull'europeismo, quanto la pagheremo? Che prezzo dovremo pagare per questa ambiguità nei prossimi 5, 10, 20, 30 anni? Allora, la mia opinione è che lo stereotipo dell'Italia inaffidabile e dell'italiano inaffidabile contro cui noi abbiamo lottato strenuamente negli ultimi decenni rischia di prendere il sopravvento, cancellando tutti gli sforzi che tre generazioni politiche hanno fatto per dare all'Italia ciò che l'Italia meritava di avere, un ruolo da protagonista nello scacchiere internazionale. Questo è un rischio che non solo dobbiamo denunciare, ma che dobbiamo sventare per non rischiare di consegnare ai nostri figli un paese peggiore di quello che abbiamo ricevuto in eredità. La parola a Massimo Franco, che ha dei problemi di orario. Scusate tanto, ma sono giornate un pochino strane, per cui bisogna poi andare anche a scrivere qualcosa per cercare di raccapezzarsi in tutta questa confusione. Intanto volevo ringraziare Fabrizio Cicuto per questo invito, e ho ascoltato con molta attenzione, chiedo scusa in anticipo se non potrò ascoltare dopo, ma mi pare già che sia abbozzato bene l'argomento, nel senso che quello che noi stiamo registrando è la fine di uno status quo europeo, è una fine di uno status quo occidentale che comporta delle incognite crescenti e che vede un'Italia, per paradosso, all'avanguardia in queste contraddizioni. Io ho la sensazione che in realtà oggi il problema della lotta tra democrazie e autocrazie non riguardi più l'Occidente e il resto del mondo, ma sia qualcosa che combatte dentro l'Occidente, e questo crea ulteriori problemi, ulteriori contraddizioni. E credo anche che l'Italia sia una delle nazioni più vulnerabili, perché forse è quella più orfana della fine della guerra fredda. A volte mi viene da chiedermi se l'Italia abbia mai recuperato rispetto a questa perdita di baricentro che la guerra fredda ci aveva dato. Io ricordo una lettera che qua provocherà ricordi dolorosi e divisivi, che i partiti siano dei marziani. Sono partiti che arrivano grazie al fallimento
di governi precedenti di centrodestra e di centrosinistra, e quindi in qualche modo riflettono una rottura tra le cosiddette elite e spezzoni crescenti della popolazione. Perché? Io credo che l'Italia rispetto alla Russia abbia sempre avuto un atteggiamento di grande apertura e di grande dialogo e anche di affari. E sono d'accordo con quello che diceva l'onorevole Carfagna. La differenza rispetto ad allora, rispetto adesso, è questa. Cioè, noi potevamo anche avere il maggior partito comunista occidentale, un Vaticano che faceva la Ostpolitik, la Democrazia Cristiana che trattava, però c'era una scelta di campo. Si sapeva dove stava l'Italia e questo consentiva di muoversi nel modo più spregiudicato anche verso la loro Unione Sovietica. La differenza rispetto a loro è questa, che oggi questo baricentro, questa scelta di campo è venuta un po' meno. Noi abbiamo sempre oscillato poi in realtà con l'Europa tra fedeltà e recriminazioni, ma non solo questo governo, anche i precedenti. La verità è che però c'era appunto una certa consapevolezza dei vincoli, una memoria storica e un radicamento. Oggi questi sono venuti un po' meno. Però anche su questo bisogna chiedersi un po' perché. Noi veniamo da 10 anni di una crisi finanziaria che è durata troppo per l'Italia, non solo per gli altri paesi, ma in particolare per l'Italia, che è stata prima una crisi finanziaria, poi è diventata una crisi economica, poi è diventata una crisi sociale e adesso è diventata una crisi anche politica. Il risultato è che noi per la prima volta abbiamo mandato al Parlamento di Strasburgo una maggioranza di parlamentari che possiamo definire euroscettici, eurocritici, anti-europei, quello che vogliamo. Comunque sia, una maggioranza di parlamentari che non si riconoscono nell'articolazione dell'Europa come l'abbiamo vista negli ultimi anni. 29 rappresentanti della Lega, 14 dei 5 Stelle, 6 di Fratelli d'Italia, e qui possiamo definirli, spero, euroscettici, oppure insultiamo qualcuno. E poi 19 del PD, 1 della Südtiroler Volkspartei, in tutto 73 più 3 di riserva qualora si consumasse questo suicidio collettivo inglese che è la Brexit. Ecco, io credo che questo ci ponga un problema che oggi stiamo vedendo in modo piuttosto drammatico, anche se fortemente strumentalizzato, perché bisogna essere anche chiari. Siccome Salvini ha vinto le elezioni, direi che ha trionfato alle elezioni, e oggi molti hanno interesse ad attaccarlo e a demonizzarlo, tranne poi continuare magari ad esserci alleato oppure chiedergli poi di continuare a allearsi col centrodestra. Però quello che io vedo è che l'Italia paga il fatto che c'è stata una campagna elettorale all'insegna del sovranismo e soprattutto una gestione post-elettorale all'insegna del sovranismo che non tiene conto di quelli che sono stati i risultati elettorali. Cioè il sovranismo, se vogliamo definirlo così, ha vinto in Italia, ma in Europa ha perso. Ha perso clamorosamente. Ha segnalato che è finito uno status quo, ma che non può essere questo status quo sostituito da qualcosa di questo tipo. Ma non solo perché questi partiti non hanno preso molti voti, ma perché sono partiti che hanno profonde diversità per quanto riguarda il tema dell'immigrazione, della disciplina finanziaria, dei rapporti internazionali. Perché pensare di dire alla Polonia che deve essere filorussa è come dire a Fidel Castro di appoggiare Trump. Cioè ci sono delle differenze enormi che credo che siano state segnalate e che restano sullo sfondo. E quindi l'Italia, in questa sua analisi, rischia di pagare un prezzo alto in termini di isolamento. Dove stiamo? Io credo che stiamo in una situazione di grande confusione, soprattutto. Anche perché, per la prima volta, forse in modo drammatico,
noi vediamo quanto l'Italia sia periferia in Europa, se non in termini di essere un problema. Allora è centrale. E noi vediamo che in questi anni c'è stato un allargamento dell'Europa verso est e verso nord, verso l'Europa protestante, che ha reso l'Italia molto marginale, ma il Mediterraneo marginale. Se noi pensiamo a quella che è stata la crisi dell'immigrazione, perché quando si è trattato di fermare la rotta balcanica è stato fatto immediatamente sul Mediterraneo, l'Italia è stata lasciata sola? Perché nella percezione dei grandi paesi del nord Europa l'Italia non era un problema, non doveva esserlo, mentre la rotta balcanica era un problema per la Germania, che poi Angela Merkel l'abbia risolto in modo molto controverso, pagando anche un prezzo elettorale, questo è un altro discorso, ma noi abbiamo visto lì la periferia dell'Italia, ma anche la miopia europea, che non ha capito che l'Italia poteva diventare in realtà un laboratorio del populismo. Populismo che vorrei dire, io penso che non vada demonizzato, giudicato in modo solo negativo. Cioè il populismo è innanzitutto una richiesta di protezione, sbagliata, ma reale, rispetto a un senso di abbandono che pezzi di popolazione hanno sentito non solo in Italia, ma in tutta Europa e direi perfino negli Stati Uniti. Quindi è meglio analizzarlo e capire anche cosa c'è di buono, cosa c'è da capire, valorizzare e in qualche modo assorbire. Certamente sull'immigrazione io ho l'impressione che Salvini abbia colto un problema reale, un problema che lo ha impostato in termini non strategici, l'ha solo usato elettoralmente in funzione antieuropea, mentre è un problema strutturale con il quale avremo a che fare nei prossimi 20 anni. Ma questo però non è che ci deve portare a liquidare la cosa, ci deve portare a ragionare su come evitare che questo uso, secondo me sbagliato, dell'immigrazione in realtà non porti a soluzioni e rafforzi delle formazioni come la Lega, che a mio avviso non fanno più nazionale. Quando si parla in modo esaltato di Orbán o dell'Austria, il gruppo di Visegrad, in termini di immigrazione, loro sono bravi perché tengono fuori gli immigrati. Tanto loro non hanno il Mediterraneo, hanno dei confini fisici. Secondo, il loro interesse nazionale è oggettivamente opposto al nostro, perché loro non vogliono immigrati, sono pronti anche a darci soldi purché ce li teniamo, ma questo comporta per l'Italia un isolamento di fatto, una specie di Libia avanzata in Europa che ci creerà soltanto problemi. E qui poi si inserisce il problema della Russia. La Russia, quando c'era, si chiamava Unione Sovietica, finanziava tutti i partiti comunisti per destabilizzare l'Europa. Oggi non so se finanzi i partiti di estrema destra, ma certamente ha una concezione anti-europea molto simile, al punto che arriviamo al paradosso che ci sono partiti di estrema destra che dicono che Bruxelles è l'equivalente di Mosca durante il Comecon. Ecco, con questa contraddizione abbastanza lampante e abbastanza preoccupante. Però certamente noi vediamo che l'atteggiamento verso la Russia dilata la sensazione di un'Italia molto in vivo. E dobbiamo anche essere chiari, questa soluzione è stata raggiunta in Europa con l'elezione di Ursula von der Leyen. Anche quella è stata un'operazione di palazzo. Bisogna essere chiari, perché altrimenti non, io che penso che l'Europa sia qualcosa che ci conviene, che conviene all'Italia e converrà sempre all'Italia, più che ad altri paesi, bisogna anche dire che lì si è capito che si è rotto qualcosa, è stato rimesso a posto, in modo che però
va seguito con grande attenzione. Io credo che la Lega alla fine si sia autoesclusa perché non ha avuto garanzie sul commissario e che il Movimento 5 Stelle abbia cercato di far pesare in qualche modo la sua componente, ma ricordiamoci però che 5 Stelle già 2 anni fa avevano tentato un aggancio con i liberali europei e furono respinti alla fine perché il gruppo liberale non li accettò. Ma questo dimostra che cosa? Dimostra che il problema non è tanto essere filo russi o filo americani, ma non avere in realtà radici storiche e culturali forti, che questo porta ad essere intanto infiltrati da qualunque influenza straniera e secondo a dare un'immagine del paese estremamente ambigua e controversa. Quindi io non voglio neanche entrare in questa vicenda del Metropolla, si vedrà cosa è stato, secondo me è stato un avvertimento che è stato dato a Salvini, forse questo sono d'accordo con Fabrizio Cicchitto, la visita a Trump ha complicato la posizione di Salvini rispetto alla Russia, non l'ha facilitata, ma anche forse rispetto agli Stati Uniti. Io credo che però quello che dobbiamo sapere è che questa posizione indebolirà l'Italia. Indebolirà l'Italia semplicemente perché non stare con nessuno, o meglio, dare l'impressione di non stare con nessuno, candida l'Italia al ruolo di perfetto capo espiatorio delle difficoltà. Io non credo che l'Italia stia peggio di alcuni altri paesi. Credo che per esempio in Francia non abbiano un problema di debito pubblico come il nostro, ma hanno un problema di debito privato che è peggiore del nostro. Credo che ci siano altri paesi che se potessero cancellerebbero immediatamente le sanzioni alla Russia per farci affari. Però l'Italia è in una posizione nella quale rischia di essere il capo espiatorio delle difficoltà altrui. E questo credo che sia grave per il nostro interesse nazionale. Tra l'altro, e qua chiudo, vorrei anche dire che c'è un problema anche di terrorismo. Noi siamo stati abituati in questi anni a concentrarci sul terrorismo islamico. Abbiamo sempre trattato il terrorismo di estrema destra, suprematista bianco, se vogliamo definirlo così, razzista, come terrorismo di cani sciolti, che non rappresentava un vero rischio, un vero pericolo per la sicurezza nazionale. Ecco, io penso che invece noi rischiamo di concentrarci sulla mafia mentre la 'ndrangheta intanto solifera, come abbiamo fatto forse in Italia negli ultimi anni. Attenzione, perché se c'è un humus culturale che tende ad alimentare la xenofobia, che tende ad alimentare l'islamofobia, potremmo poi ritrovarci anche su quel piano con un'eversione di destra, di estrema destra, che oggi non percepiamo e che poi scopriremo pure che non è soltanto anti-islamica ma anche antisemita. E questi sono rischi che credo vadano visti in tempo e evitati in tempo. Grazie. Grazie. La parola a Guglielmo Pinti, ringrazio l'esempio. Grazie Fabrizio per aver organizzato questo momento di riflessione. Allora, partiamo da un punto molto, molto semplice. Tu hai introdotto molte provocazioni, sono state riprese anche da due relatori. L'Italia fino a questo momento non aveva mai stabilito qual era il proprio livello di ambizione, cioè quale dovesse essere la portata di un paese membro del G7 potesse operare nel mondo, sottovalutando una serie di punti di forza che il paese ha e che erano per lo più ignoti all'interno delle nostre stesse classi dirigenti. Il nostro è un paese che può e deve avere un'ambizione globale. Quando dico questo lo dico in maniera non retorica,
Per un motivo molto semplice: noi siamo tra i principali paesi esportatori nel mondo, esportiamo in tutti i 196 paesi riconosciuti dalle Nazioni Unite, in tutti i 196 paesi delle Nazioni Unite, e siamo un paese che, per fortuna, sfortuna, usate voi il termine che volete, però è il secondo singolo investitore in Africa dopo la Cina, il secondo singolo investitore in Africa dopo la Cina. È il paese con la presenza economica più importante in tutta l'America Latina. È un paese presente, estremamente presente in tutta l'Asia, e quindi è un paese che può avere, tralascio il Nord America dove siamo presenti da sempre, quindi è un paese che può e deve avere un'ambizione globale. Sono stati citati tanti punti. Partiamo dalla Russia, tralascio per forza di cose ogni commento sul metropolo e quant'altro. La Russia è schiacciata, Salvini e la Lega sarebbero schiacciati sulla Russia. Io parto da un punto banale, oggettivo: non sono io che mi sono autoindicato al Ministero degli Affari Esteri, ma mi sembra che sia il mio segretario federale che mi abbia indicato a rappresentare la Lega al Ministero degli Affari Esteri, e ha fatto una scelta, direi, strategica di campo, essendo noto quali sono le mie posizioni, da dove provengo e il motivo per cui anche ho aderito oramai 4 anni fa alla Lega. E il punto è stato molto semplice: guardare a qua dall'Atlantico e posizionamento, per rispondere alla domanda dell'Italia, dove sta l'Italia? L'Italia sta dove è sempre stata, con una forse maggiore chiarezza rispetto a prima. L'Italia è nella NATO, lo abbiamo affermato in tutte le mozioni parlamentari quando eravamo anche all'opposizione, in cui abbiamo scritto che la NATO è il cardine della politica estera italiana, l'ha fatta la Lega Nord, non la Lega per Salvini Premier. È un membro dell'Unione Europea a pieno titolo, la Lega non ha contestato negli anni recenti anche la partecipazione alla moneta unica. Quindi il collocamento dell'Italia è estremamente chiaro, è dove era prima. Abbiamo fatto una serie di chiarimenti ulteriori rispetto al precedente, siamo usciti dall'ambiguità sull'Iran, in maniera molto chiara abbiamo preso una posizione contro un regime assolutamente per noi non compatibile con la democrazia, perché una teocrazia che minaccia l'esistenza di un altro Stato, penso a Israele, è un'ambiguità che noi abbiamo espresso in modo chiaro e netto in tutti i fora multilaterali a cui l'Italia partecipa. Su Venezuela mi dispiace contraddire tutti, ma non mi pare che ci siano né prese di posizione di Juan Guaidó né degli Stati Uniti d'America dopo la mozione che è stata approvata dal Parlamento italiano, che ha una serie di cardini estremamente chiari, e chi non li vuole vedere non li veda, ma ci sono, in cui non sono state riconosciute le elezioni di Maduro, è stata riconosciuta legittima la elezione dell'Assemblea Nazionale guidata da Guaidó. Abbiamo chiesto nuove elezioni, e in assenza di nuove elezioni per noi prevale l'articolo 233 del percorso costituzionale previsto dall'articolo 233 della Costituzione venezuelana, che dice che il Presidente dell'Assemblea Nazionale è Presidente eletto. Queste cose sono state spiegate a Juan Guaidó, il quale ha detto: ma così avete riconosciuto me come presidente? E noi gli abbiamo risposto: non abbiamo riconosciuto te, ma abbiamo riconosciuto un percorso costituzionale. Fine della discussione. Poi si può discutere quanto si vuole su certi atteggiamenti di singoli parlamentari o anche di qualche esuberante membro del governo, ma il Parlamento sovrano si è espresso, e su questo non ci sono più dubbi, tenendo presente che l'Italia aveva la rottura del fronte europeo, un interesse nazionale da difendere, che sono 150.000 connazionali residenti in Venezuela, considerati non amici dall'attuale governo Maduro.
Quindi tutti coloro che hanno gridato riconoscimento immediato, nel caso di guerra civile avrebbero condannato i nostri 150.000 connazionali, non tanto nelle grandi città, ma in tutti i piccoli centri rurali, ad essere perseguitati dalle civiltà. Se questa è una strategia di politica estera illuminata e intelligente, fatela pure, noi ne abbiamo seguito. Sugli Stati Uniti d'America mi sembra che le relazioni non siano mai state ottime come quelle attuali. Le richieste che ci sono state fatte dagli Stati Uniti d'America sono state da noi accolte, condivise. Stiamo portando avanti molti dossier che gli americani, su cui gli americani si sono disimpegnati, e la riconferma dei buoni rapporti che sono tra il governo, ma la componente Lega e gli Stati Uniti d'America, è la posizione sulla Cina. Io ricordo agli amici americani che in 4 incontri tra Conte e Trump, gli incontri che il sottoscritto ha fatto al Dipartimento di Stato, al Pentagono e al Consiglio di Sicurezza Nazionale nel mese di gennaio, mai gli Stati Uniti d'America hanno chiesto di non firmare il memorandum la Cina, mai. Quindi negli incontri bilaterali ufficiali di cui ci sono i resoconti non è mai arrivata questo tipo di richiesta. A una settimana dalla firma si accorgono che c'era un memorandum e che loro si trovavano nel mezzo della più grossa guerra commerciale di dazi con la Cina, avevano un problema di posizione negoziale, che quindi riguarda non il posizionamento dell'Italia, ma il posizionamento degli Stati. La risposta della Lega è stata molto netta, tant'è vero che gli accordi sono passati da 51 a 29, e il linguaggio di questi accordi bilaterali tra Italia e Cina è cambiato completamente. Sono stati tutti inquadrati nell'ambito dell'Unione Europea, a conferma del collocamento italiano all'interno dell'Unione Europea, e tutte le parti strategiche di cui si sentiva difficoltà, pensa tutta la parte di sui porti, sono state completamente scritte in materia conforme alle regole di mercato, alla legislazione interna e alla legislazione europea, ponendo zero rischi alla sicurezza nazionale e nella impossibilità di cadere in situazioni come può essere accaduto ad altri paesi che si sono trovati in una trappola del debito cinese e quindi avere una cessione di pezzo di sovranità. Sull'Unione Europea credo che l'Italia abbia fatto la sua partita. L'Unione Europea ha un problema di gruppi che possiamo far finta quanto vogliamo, ma c'è stato un riposizionamento all'interno di ciascuno delle famiglie tradizionali europee enorme. I liberali di Mark Rutte vincono le elezioni in Olanda su un'agenda anti-immigrazione, che quella di Salvini, con tutto il rispetto, è una politica moderata. I socialdemocratici in Danimarca vincono le elezioni su una fortissima campagna e durezza di politiche migratorie. Le componenti delle tradizionali famiglie sono diverse. I socialdemocratici rumeni, che sono forza di governo, sono di fatto un governo like-minded sovranista, si può girare intorno a quanto si vuole, eppure sono all'interno della famiglia socialista, e di questi casi ce ne sono tantissimi. Il risultato qual è? Che le famiglie tradizionali, dove l'Italia era isolata di qua, avendo a disposizione 484 voti, sono riusciti a ottenere la Ursula von der Leyen con i voti determinati del Movimento 5 Stelle. Allora, non è la Lega vinto anche di tutto, le reati a partire da Orban e dai polacchi. Sto dicendo che c'è stata una scomposizione totale, per cui quello che si viene a rappresentare, detto anche Massimo Franco, che i risultati dei partiti sovranisti possono essere più o meno marginali. Io so che ci sono dai 10 ai 12 governi che sono like-minded sul sovranismo, che sono governo slovacco, fa parte di
sono socialdemocratici, il governo di Babiš in Repubblica Ceca è membro dei liberali, Macron mi sembra il più grande sovranista che ci sia in tutta Europa, perché è l'unico paese dove Schengen è sospeso da 5 anni, e dove c'è un dettaglio che si chiama Convenzione Europea dei Diritti Umani, anch'essa sospesa da 5 anni. E noi saremmo i populisti, i sovranisti e questa cosa qui. Allora, smettiamoli, usciamo da queste contraddizioni, da queste ipocrisie, dove la signora Merkel, con tutto quello che si vuole, però è riuscita a fare applicare le sanzioni alla Russia, però poi dopo si sente libera di poter fare il corridoio di gas, il Nord Stream 2, perché poi la sicurezza energetica della Germania è un punto di principio imprescindibile, e dove i veri europeisti che cosa vogliono fare? Vogliono fare la difesa europea senza aver fatto alcun tipo di dibattito serio su come questo sia compatibile con la NATO. Mentre noi diciamo la NATO ce l'abbiamo, uno strumento che funziona, apriamo il dibattito. E invece questo non si è fatto, perché dimentichiamo che non tutti i paesi membri dell'Unione Europea sono membri anche della NATO. Uno stato a caso, l'Austria non è membro della NATO, che è al nostro confine nord. Allora, le cose sono cambiate. L'Italia in realtà si è spostata molto meno di quanto vogliamo raccontare, o dello storytelling di quanto... sui rapporti con la Russia, mi sembra che qualche anno fa ci fosse un governo che secondo me ultimamente, Pratica di Mare 2002 se non erro, sia riuscito a fare un'ottima cosa, a mettere il signor Bush insieme e a ragionare con il Consiglio NATO Russia e a progredire questo. Io non ci trovo niente di contraddittorio se fermi nell'Alleanza Atlantica, e noi abbiamo dimostrato che siamo nell'Alleanza Atlantica partecipando a tutte le missioni e disponendo i nostri uomini e i nostri mezzi ovunque fosse necessario. Abbiamo fatto anche un'altra cosa, abbiamo chiesto la postura sud della NATO, l'hub sud a Napoli, abbiamo fatto anche un'altra cosa, perché non basta fare un hub sud e metterci un po' di gente, abbiamo chiesto anche i piani di contingenza nel caso di situazioni di difficoltà a sud del mondo. Libia. Noi abbiamo ereditato una situazione che era schiacciata solo da una parte, non è che ce la siamo inventata noi, la posizione schiacciata solo ed esclusivamente su Serraj. C'è da dire una cosa, l'Italia è l'unica sul campo presente in realtà, a parte qualche francese che lascia inavvertitamente qualche deposito delle armi malfunzionanti che poi finiscono guarda caso in mano di Haftar, però chiudiamo qui la questione. Però noi ci siamo sul campo e siamo ancora presenti, abbiamo, non noi, il governo precedente, iniziato una presenza seria in Niger con una missione bilaterale, abbiamo fatto gli accordi di sicurezza con il Chad, paese con il quale non aveva mai stata una visita del Presidente del Consiglio. Perché questi due paesi sono fondamentali per la Libia? Perché uno è il canale dell'immigrazione dall'Africa occidentale, l'altro dall'Africa orientale. Quindi anche sulle politiche migratorie, qui c'è qualcuno che le ha fatte, il governo precedente, per cui non mi assumo, si era partiti da fermiamo gli sbarchi, andiamo ai paesi di transito, i paesi di transito sono Niger e Chad, per poi andare dai paesi di origine con programmi ad hoc. Cerco di essere certamente non siamo in un mondo perfetto, su questo, però è anche il mondo che è complesso, cioè non è che questo sia un governo che ha i suoi problemi solo per via della composizione, diciamo, strana o inedita, è che tanti governi sono diversi. Era impensabile una Germania dove la coalizione di governo alle elezioni europee ha preso ampiamente meno del 50% dei voti, quando fino al 2005 la coalizione di governo, la grossa coalizione, arrivava all'80% dei voti. Quindi è cambiato l'elettorato, sono cambiate le situazioni demografiche, sono cambiate le situazioni economiche in Italia. Allora, la sfida
dei partiti come noi che vanno in Europa non è quelli di essere bollato l'estrema destra e gli euroscettici, perché ora qualcuno a questo tavolo mi conosce, che io sia l'estrema destra, voglio bene a tutti, ma insomma è non insultare, è un'offesa senza se e senza ma, chi c'ha una storia seria. Si può dire che non stai in una buona compagnia. Ma io sono nella compagnia che mi sono scelto e quindi non me ne vergogno di dove sono, se no sarei qui a rappresentare. Ma certo. Però è anche una finzione voler raccontare una storia che poi è diversa, perché vogliamo renderci conto che o attiviamo qualche meccanismo o, voglio dire, l'Unione Europea si è autoimpallinata con la scelta di Ursula von der Leyen, dove un accordo trovato tra 27 governi poi alla fine è stato salvato dal Movimento 5 Stelle. Questa è la realtà dell'Unione Europea e non potete accusare né la Lega né il Movimento 5 Stelle di questo, quindi i populisti sono forse quelli che hanno tenuto insieme l'Unione Europea, perché ha detto giustamente Casini, poi c'è da metterci sopra i 23 voti dei polacchi, perché senza i 23 voti dei polacchi manco 5 Stelle ci arrivavano. Allora chi è che ha tradito e chi è contro l'Europa e contro l'accordo dei propri governi? Mi sembra che gli indiziati siano, dubito all'interno del Partito Popolare Europeo, ma comincerei a guardare sia i liberali che il Partito Socialista. Allora chi è vero europeista? Chi vota per l'Ursula von der Leyen o chi la va a impallinare con Franco Tiratore il voto segreto? Poi c'è una lunga tradizione. Quindi per la provocazione sul terrorismo e il terrorismo e l'eversione di destra, beh, questo è un paese che mi sembra che abbia conosciuto soprattutto un altro tipo di terrorismo e su cui non voglio andare oltre perché ero bambino e quindi no. Però mi sembra che non sia proprio un terrorismo a cui era di altra matrice quel tipo di terrorismo. Sì, tutti e due, insomma, però io non voglio ricordare un presidente di un noto partito italiano che però mi sembra sia finito da una chiara matrice di un certo tipo e dopo quella matrice lì si fa un chiaro riferimento a una parte politica e non ad altre. Quindi noi esageriamo, insomma, le brigate rosse si chiamano brigate verdi o le brigate ecologiche, insomma, si chiamavano brigate rosse. Questo è un fatto storico, può piacere o non piacere, però i sintomi sull'antisemitismo e la possibilità, io credo che l'antisemitismo, noi ci abbiamo fatto anche vari commentari, così diffuso all'interno di certe formazioni politiche che si richiamano più allo spettro progressista dell'arco costituzionale in tutta Europa sia accertato. Basta vedere quello che è successo nel partito laburista inglese, dove le accuse di antisemitismo allo stesso Corbyn, che ha partecipato a sua insaputa alla deposizione di corone a cimitero a eroi della, insomma, palestinesi che invece avevano compiuto atroci attentati, sono fatti. Questi non sono storie, non è che le racconto io. Per cui, per concludere, io credo che il nostro paese non abbia una chiara idea di dove sia collocato, ha una politica estera seria e ambiziosa, una politica estera assertiva, complessiva, dove si utilizza anche il canale economico, il canale culturale e si va, per la prima volta ha preso anche, voglio dire, quella specificità che l'Italia ha, che sono le comunità italiane all'estero, che sono 6 milioni di connazionali che vivono nel mondo. Tutti questi elementi mi fanno dire che io sono estremamente ottimista, estremamente positivo su cosa possiamo fare come paese. E i riscontri che ho dal punto di vista di relazioni bilaterali, avendo il privilegio, sfortuna, chiamatela come volete, di rappresentare l'Italia al Ministero degli Affari Esteri, mi permette di rapportarmi con altri. E io situazioni dove qualcuno non mi ha voluto stringere la mano, dove non ha voluto affrontare dossier critici per il Paese, non li ho trovati. Anzi, ho trovato la richiesta pressante in tutti i quadranti del mondo, che fosse Nord Africa, l'America Latina, il Golfo, l'Asia centrale, o penso alle ottime relazioni con il Giappone, con cui finalmente dopo 70 anni siamo riusciti a fare un accordo in materia di difesa per arginare, con progetti comuni, per arginare l'influenza della Cina sugli oceani, per cui per la prima volta si va a affrontare il problema di una continuità tra Mediterraneo, Suez,
Mar Rosso, Oceano Indiano per ricollocarsi fino al Mar Cinese Meridionale e quindi poi arrivare fino al Mar del Giappone, con un atteggiamento dei giapponesi molto in linea con noi, di essere sostanzialmente noi più aperturisti all'interno del G7 nei confronti della Federazione Russa, perché per motivi geostrategici tu non puoi non avere rapporti istituzionali con un paese che ha 8.000 testate nucleari. Pensare di isolare la Federazione Russa e di non dialogarci è puro velleitarismo. Questo bisogna dirci. Quindi l'ultima cosa, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Io non so se sia un suicidio collettivo oppure no. Io so che quando furono fatte le trattative tra David Cameron e l'Unione Europea, se l'Unione Europea avesse concesso mezzo dito di più, per referendum non ci sarebbe mai stato. Quindi la miopia totale di voler negoziare in tutti i modi per punire chi non segue il paradigma imposto da un'Europa che non c'è più, ma un'Europa, un approccio di Europa che non c'è più oggi nei fatti, sia stato estremamente miope. Ultima cosa, ogni volta che gli europei sono stati chiamati a votare, hanno votato contro qualcosa dell'Unione Europea. Giusto per ricordare, vedo qui l'ambasciatrice di Norvegia, la Norvegia ha votato due volte, la prendo per entrare nell'Unione Europea, nel 74 e più recentemente, tutte e due le volte ha bocciato, la Danimarca ha votato due volte per entrare nell'euro e l'ha bocciata due volte, la Convenzione Europea è stata bocciata da olandesi e francesi, il Trattato di Lisbona è stato bocciato dagli irlandesi e quando è stata infine posta la domanda agli inglesi, secca, vuoi stare nell'Unione Europea? Hanno votato no. Questa è la realtà. Evidentemente c'è un problema di come stiamo insieme. Non voler vedere questo, e ripeto, i 100 franchi tiratori che hanno impallinato dalla sostanza la forza dell'Ursula von der Leyen, vuol dire, e accusare, ridurre tutto ai sovranisti brutti e cattivi, vuol dire non aver capito che la situazione è cambiata e che quindi anche l'Italia non è che deve inventare la propria politica estera, ma deve affinare tutta una serie di posizioni che per forza di cose sono cambiate e che richiedono un riposizionamento del paese. Bene, grazie. E scusate se sono... Cercherò di recuperare io il tempo. Tre cose, se possibile, molto veloci. Noi siamo stati abituati a un eterno scontro tra l'ottimismo della volontà e il pessimismo dell'intelligenza. Tuttavia, l'unica cosa che non si può fare è che l'ottimismo uccida l'intelligenza. Ho avuto la sensazione, non so, la ragione, no, non funziona, questo funziona, questo se lo vuoi spostare, sì, era chiuso. Stavo dicendo che storicamente siamo stati abituati a diciamo registrare sempre l'ottimismo della volontà che confliggeva con il pessimismo dell'intelligenza. L'unica cosa che non si può fare è che l'ottimismo uccida l'intelligenza. Io in alcuni momenti ho avuto un eccesso di ottimismo che ha finito per uccidere l'intelligenza di coloro che stavano ascoltando. Lo dico con una certa pacatezza, tuttavia insomma, non vorrei che noi adesso avessimo di fronte qua dentro un mondo tutto quanto rosa e che contrasta in maniera drammatica con quello che c'è uscendo immediatamente fuori da questa stanza. E purtroppo ancora giungono le informazioni anche in questa stanza. Do una notizia, le informazioni su quello che succede nel mondo giungono anche in questa stanza. E quindi dobbiamo farne conti. Vedete, noi siamo di fronte ad un passaggio molto delicato. Io ho una posizione molto simile a quella che è stata espressa dalla Fabrizio, dal presidente Carfagna, sulla riflessione ha detto Massimo Franco, e tuttavia ho un punto di differenza che poi alla fine appare sempre. Noi abbiamo avuto la tradizione storica del nostro paese, che ha sempre pensato che la politica estera, anche nel quadro delle massime tensioni di carattere nazionale, noi abbiamo avuto governi che hanno vissuto tensioni drammatiche con l'opposizione e tuttavia si cercava di tenere la politica estera al riparo
rispetto alle tensioni che ci potevano essere dentro la dinamica nazionale. Tutto questo aveva tre riferimenti fondamentali: la dimensione atlantica, la dimensione europea e la dimensione del dialogo. Questi erano i tre punti di riferimento che hanno tenuto sempre insieme la politica estera del nostro paese, anche nei momenti più difficili. Tutto questo oggi non c'è più. Non c'è una politica estera dell'Italia in maniera condivisa. Per esempio, sarebbe molto interessante, lo dico qui al sottosegretario, mi auguro che questa cosa venga in qualche modo anche ripresa in Parlamento, sarebbe molto importante, per esempio, che su questi temi ci fosse una sessione parlamentare dedicata alla politica estera, in cui poter discutere con carte in mano della Libia, del Venezuela, del Mediterraneo, dei rapporti con il gruppo di Visegrad, dei rapporti con l'Europa, discutere approfonditamente e ascoltare anche le varie posizioni che ci sono dentro il Parlamento e, se mi è consentito, dentro la maggioranza di governo. Cioè, ora che sul tema Venezuela la maggioranza di governo fosse coesa e sul giudizio sulla questione venezuelana, sinceramente mi sembra un pochino ardito. Io ho ascoltato in Parlamento, perché sono in Parlamento, devo essere presente in Parlamento, mi fa piacere essere presente in Parlamento, ho ascoltato discorsi nel momento in cui si è votato sul Venezuela senza precedenti in Parlamento, da esponenti di primissimo piano della maggioranza parlamentare, ma non ne voglio fare un caso. E tuttavia non vorrei che ci dimenticassimo di tutto ciò. Noi abbiamo avuto un pezzo fondamentale della maggioranza di governo che ha considerato Maduro un bastione fondamentale dal quale non poter prescindere. Posso anche dire che sinceramente considero il non avere scelto con nettezza un campo in Venezuela un elemento che invece ha indebolito la posizione degli itinerari in Venezuela, che avevano esattamente un sentimento opposto a quello che in qualche modo si è espresso dentro un pezzo della maggioranza di governo e che naturalmente ha portato al fatto che si è trovata una soluzione. Tra virgolette, voi sapete perfettamente che l'italiano ha una maestria fondamentale, quella dell'ambiguità delle parole. E tuttavia l'ambiguità delle parole non risolve il problema di collocazione internazionale. Noi abbiamo messo in discussione i tre principi fondamentali. L'Italia non è un paese convintamente europeista. E se qualcuno avesse dubbi, io non voglio citare la vicenda dell'hotel Metropol dal punto di vista giudiziario, né dal punto di vista della vicenda che si vuole, che ha un problema non banale, che impatta sulla sicurezza nazionale, mi serve soltanto per capire un pezzo. In quelle discussioni si è esplicitamente detto: abbiamo un obiettivo comune. L'obiettivo comune è mettere in crisi e, tra virgolette, colpire al cuore l'Europa. E poi io non so quali seguiti ci sono stati, e tuttavia il 28 di ottobre, in una discussione con rappresentanti tra virgolette non di piccolissimo conto del nostro paese, si discuteva su come avere una strategia comune per colpire l'Europa. Seconda questione. E l'altro caposaldo era il caposaldo atlantico, anche qui è seriamente messo in discussione. Vedete, io personalmente sono convinto che le sanzioni alla Russia fossero fortemente motivate, siano fortemente motivate, nel senso che noi a un certo punto abbiamo avuto un fatto che non aveva precedenti dalla seconda guerra mondiale in poi, cioè che un paese si era impossessato militarmente di un altro paese, di un pezzo di un altro paese sovrano, ed era la prima volta che ciò avveniva dalla seconda guerra mondiale in poi, e tutto questo avveniva in Europa. Il fatto che l'Europa non reagisse in alcun modo rispetto a quello che, tra virgolette, era avvenuto, a me sembrava sinceramente incredibile. E tuttavia noi pensiamo realistico. La posizione del governo italiano, che si è collocata, in maniera abbastanza evidente, o alcune parti del governo italiano che sono collegate in maniera evidente, per mettere in discussione le sanzioni e per spostare la linea del dialogo in quello che diceva poco fa la Presidente Carfagna, e cioè che noi siamo stati un paese storicamente del dialogo, e cioè di un paese che era saldamente collocato in Occidente e discuteva con l'Est europeo. E quello era un ruolo fondamentale che abbiamo svolto anche con una certa intelligenza. È stato qui citato per esempio la vicenda di Pratica di Mare. A Pratica di Mare
era Putin che entrava nella NATO e parlava con la NATO, non era la NATO che si sceglieva in Putin, diciamo, con tutto il rispetto. C'è una questione di prospettiva radicalmente differente. Lo dice uno che quel governo non ci faceva parte, era collocato radicalmente all'opposizione, ma era un'altra idea. Ma rispetto anche a Pratica di Mare, è cambiato il mondo. Cioè a Pratica di Mare c'era un Putin debolissimo. Oggi nel 2019 c'è un Putin che è soltanto una copia lontanissima del Putin in Pratica di Mare, perché la Russia in questi anni ha, tra virgolette, raggiunto tre obiettivi storici. Primo obiettivo, la ripresa della Crimea. Il secondo obiettivo, la presenza nel Mediterraneo. Il terzo obiettivo, il rapporto con l'Artico. Chiunque conosca minimamente un pezzo di storia della politica estera russa precedente l'Unione Sovietica sa perfettamente che queste tre grandi questioni sono tre questioni fondamentali, tra virgolette, che hanno sempre tenuto unita la Russia. Su queste tre questioni Putin ce l'ha fatta. Sapete qual è la cosa più emblematica della vicenda libica? Poi non ne parliamo perché siamo fatti così, siamo superficiali. La cosa più emblematica della vicenda libica è quando scoppia la guerra civile. Poi io sono contento che siamo convinti di avere sotto controllo la situazione, temo che non sia così. Temo che stiamo perdendo la Libia, lo ripeto da tre mesi che stiamo perdendo la Libia, ma non è questo il problema. Non mi interessa fare polemiche di carattere interno. E tuttavia la cosa più emblematica è venuta nel momento in cui il generale Haftar fa l'attacco verso Tripoli il 4 di aprile. Noi abbiamo che i militari americani abbandonano Tripoli su un hovercraft. E nel momento in cui i militari americani abbandonano Tripoli su un hovercraft, Haftar vola a Mosca per prendere contatti con Mosca e capire come bisogna andare avanti. Questo la dice lunga su come è cambiato il Mediterraneo. Questo la dice lunga su quello che sta avvenendo nel Mediterraneo. Questo la dice lunga su quello che noi dobbiamo comprendere che bisogna fare. La dico brutalmente così. Noi dobbiamo riprendere quei tre principi. Europa, Alleanza Atlantica, dialogo. Questi tre principi vanno tuttavia calati nel 2019. L'idea di riproporre soltanto quello che eravamo temo che purtroppo non funzioni, lo dico tra di noi che siamo più propriamente, più profondamente europeisti, non funziona. Per una ragione semplicissima, perché il mondo è in un caos notevole, non è soltanto un problema dell'Italia. Poi l'Italia ha fatto di tutto per isolarsi nel mondo, e vi mostrerò come isolata. E tuttavia il mondo è in una situazione particolarmente delicata. Non abbiamo un mondo ordinato. Solo per rendere più evidente tutto ciò, noi abbiamo nei giorni scorsi avuto una vicenda emblematica. La NATO, il cuore dell'Alleanza Atlantica, ha un partner fondamentale, imprescindibile, che è la Turchia. E tuttavia la Turchia ha, diciamo, di recente acquisito per la difesa aerea gli SS-400 dalla Russia. C'è una discussione aperta se gli Stati Uniti, come hanno già fatto, bloccheranno la vendita degli F-35, e nei giorni scorsi, come voi sapete, la Russia ha avanzato l'ipotesi di dotare la difesa aerea turca dei Sukhoi 35. Trasmetto un messaggio. Dobbiamo rivedere alcune cose, perché se no altrimenti non ce la si fa. Cioè, se noi abbiamo l'idea che abbiamo di fronte il tema della NATO così com'era 15 anni fa, non abbiamo colto il nesso. Noi dobbiamo essere atlantici, ma dobbiamo comprendere che la NATO va profondamente ripensata. Va profondamente ripensata in un rapporto strategico con l'Europa, perché è evidente che noi avremo sempre di più gli Stati Uniti attratti dal Pacifico e dall'Asia. È inevitabile che sia così nei prossimi 20 anni. A proposito, dico qua, vorrei che carissimo, nei prossimi 20 anni il rischio che i primi 5 paesi del G7, i primi 5 paesi del G7 siano 4 paesi asiatici, cioè oltre agli Stati Uniti ci siano 4 paesi asiatici: Cina, India, Giappone e Indonesia. Capite cosa sta cambiando nel mondo? Capite anche che gli Stati Uniti giustamente sono interessati al quadrante asiatico del Pacifico come un quadrante fondamentale. E qui viene il problema. Noi possiamo pensare che reggiamo questa sfida del cambiamento degli equilibri mondiali da soli come Italia? È una follia. L'Italia non ce la può fare.
non perché io sono anti-italiano, io sono tra virgolette italianissimo, e tuttavia l'idea che noi possiamo reggere una sfida così pesante da far tremare le vene ai polsi, che vede l'idea di ridisegnare l'Alleanza Atlantica, ridisegnare l'Europa da soli come Italia, è una, tra virgolette, è una drammatica illusione. E quindi il problema qual è? La dico banalmente: ci abbiamo bisogno degli Stati Uniti, che non si devono disinteressare del Mediterraneo e dell'Africa, e tuttavia devono comprendere gli Stati Uniti che, se vogliono avere un equilibrio tra Mediterraneo e Pacifico, devono scegliere con più nettezza l'Europa, e l'Europa deve dotarsi di capacità che siano in grado di rapportarsi con un ruolo più nuovo. Qui l'esigenza di avere la difesa europea. E guardate, sono 20 anni, tutta questa discussione, siccome io ho una certa esperienza, sono 20 anni che stiamo discutendo delle stesse cose. Ricordo ancora la signora Albright, esattamente 20 anni fa, che mi spiegò che noi dovevamo fare le 3D, non duplicazioni, non divisioni, tutte, sì, abbiamo applicato, il problema è questo, che l'Europa o ha una politica di sicurezza e difesa comune o non esiste. Se vuole rispondere alle sfide che abbiamo di fronte oggi e che interessano il popolo, non le aristocrazie, il popolo, di avere una politica di difesa e di sicurezza comune. Non ce la facciamo a 28, perché a 28 non ce la si può fare, non ce la facciamo a 20, ci vuole un gruppo di coraggiosi che faccia questo. Non ci ho fatto i 10. Si deve fare un gruppo di, si chiamano cooperazioni rafforzate, e l'Italia non può non stare in questa cooperazione rafforzata. Mi angoscia sinceramente vedere che negli ultimi mesi noi abbiamo avuto, che si è passati dal fatto che sull'Africa si riunivano a Parigi Francia, Germania, Italia e Spagna, al fatto che da quel momento in poi si riuniscono sempre di più Francia e Germania e in alcuni casi la Spagna. L'Italia non c'è stata mai. Tecnicamente questo si chiama isolamento. Poi qualcuno può dire: io preferisco l'isolamento, e tuttavia si chiama isolamento. E questo isolamento non giova all'interesse dell'Italia. E questo isolamento non giova all'interesse del futuro del Mediterraneo, perché noi siamo più deboli e più fragili. Ultime due considerazioni e poi mi taccio. La prima è questa. Noi abbiamo avuto in questo momento una situazione senza precedenti. E cioè, la politica estera non è più un elemento che unisce il paese, ma addirittura divide drammaticamente la maggioranza di governo. La vicenda dell'Europa è squadernata sotto i vostri occhi. Non lo so, ma io ho visto oggi dichiarazioni di una durezza incredibile tra i principali esponenti del governo italiano. Uno che rimproverava l'altro di prendere sistematicamente in giro l'altro. E perché qualcuno diceva, se non ho capito male, eravamo d'accordo che dovevamo votare insieme, e quindi non fate i finto tonti perché voi non avete votato, perché non vi hanno dato garanzie sul posto che vi dovevano dare, e gli altri che dicevano no, ma noi sapevamo che dovevamo fare, cioè è tutto. Guardate, così si finisce per diventare tecnicamente inaffidabili, isolati ed inaffidabili. Non c'è cosa peggiore in politica estera che essere isolati ed inaffidabili. Infine, l'ultima considerazione, e finisco. Posso dirvi una cosa con sincerità, lo dico qui a coloro che parleranno dopo: noi dobbiamo stare attenti, perché io sulle questioni di principio sono molto d'accordo con tutte le cose che sono state qui dette dal punto di vista europeista, e tuttavia noi non dobbiamo fare un ragionamento che parli soltanto alle aristocrazie europee. C'è un grande tema che riguarda i popoli europei. Cioè, noi non possiamo far finta che non c'è un problema di sentimento popolare. È vero, e che alle elezioni europee, come diceva Massimo Franco, la sfida nazional-populista, come la chiamo io, non ha vinto le elezioni, e tuttavia non c'è dubbio alcuno che quello che è avvenuto l'altro giorno in Parlamento europeo è un segnale particolarmente preoccupante. I franchi tiratori e 9 voti di maggioranza sembrava quasi il Parlamento italiano. Non è una cosa parentesi, ma qui c'è un segnale. Se l'establishment europeo pensa che la sfida del 26 maggio sia stata definitiva, e cioè che ha vinto l'europeismo, sbaglia drammaticamente. O c'ha la forza di cambiare l'Europa, oppure non si regge.
Cambiare l'Europa significa fare due cose e finisco. La prima cosa è affrontare il tema del governo dell'immigrazione. L'Europa deve cimentarsi con il governo dell'immigrazione. Deve cimentarsi, quindi significa cambiare Dublino. Deve dimostrare di avere una capacità propositiva, deve dimostrare di avere la forza di guardare oltre gli singoli interessi nazionali. Se non ce la si fa, non c'è dubbio alcuno che è benzina nel motore dei nazionalpopulisti. Lei faccia finta di non sentire, diciamo. Ma è il motore nella benzina nazionalpopulista. Punto. E su questo deve dimostrare di saperlo fare. Io ho ascoltato delle cose della von der Leyen e mi auguro che abbia la forza di volerle affrontare. Secondo, deve affrontare il grande tema delle diseguaglianze sociali e delle politiche di sostenibilità. Queste sono le due grandi questioni che consentono all'Europa di riconnettersi con una parte del suo popolo. Se non fa questo, la partita è difficilissima. Ve lo dice uno che è profondamente convinto europeista. Se la partita è che da un lato abbiamo, tra virgolette, una questione di fondo che in qualche modo dà la sensazione di poter proteggere una parte dei ceti più deboli della società europea e dall'altra abbiamo l'immobilismo delle burocrazie, temo che vinca il bisogno di protezione. Infine concludo, noi dobbiamo intenderci, lo dico qui anche al sottosegretario, qual è la linea di faglia però vera. La linea di faglia vera che in questo momento si sta discutendo non solo in Europa e nel mondo è il rapporto tra le democrazie e le cosiddette democrazie liberali. Io sono stato contento che finalmente anche l'Italia a un certo punto qualcuno si è reso conto che abbiamo con troppa facilità sdoganato il termine democrazie liberali. Sono contentissimo, l'abbiamo fatto forse un pochino tardi. Non esistono le democrazie. Se c'è un principio di cancellazione della, della liberal democrazia, non c'è più la democrazia, punto. Ma questo deve essere il punto di faglia vero dei prossimi 10 anni in Europa e nel rapporto con parti ampie del mondo. Su questo si gioca il vero discrimine. L'intervista, e concludo, che ha citato Fabrizio al Financial Times di Putin, da questo punto di vista era chiarissimo e toccava il punto e per questo rende più delicati i rapporti con la Russia. Nel momento in cui Putin dice le liberal democrazie sono finite, bisogna prendere atto che sono finite. Nel momento in cui dice questo, lui fa una doppia operazione. Primo, diventa il capo effettivo del nazionalpopulismo europeo. Diventa il capo effettivo. Per cui il Metropol non è altro che, tra virgolette, la formalizzazione di una gerarchia già ampiamente definita. Secondo, lancia una sfida senza precedenti alle democrazie europee, dicendogli da questo momento in poi la posta in gioco è la vostra esistenza. O si capisce questo, o temo che non abbiamo capito questo. Grazie. La consapevolezza di quello che sta capitando nel mondo e l'impatto che il nostro paese ha con queste vicende in questa fase politica. Siamo in un mondo estremamente complicato, in un mondo in cui alcuni fatti avvengono a prescindere. Cioè il fatto, ad esempio, che la Russia sia tornata nel Mediterraneo e che sostanzialmente gli Stati Uniti, anche per condizioni di carattere, diciamo così, energetico, si siano ritirati dal Mediterraneo, questo è un processo che già stava capitando con Obama e che si è consolidato in questa fase con Trump. Abbiamo il principale azionista dell'Occidente che sostanzialmente dice sciogliamo le righe, e tutti i fatti che mette sul tappeto Trump sembrano coincidere con le azioni di Putin, almeno da un punto di vista, indeboliamo l'Europa. Cioè sta prevalendo negli Stati Uniti la corrente che sempre c'è stata, che vedeva l'unità europea come una minaccia al sovranismo americano. Questa cosa coincide perfettamente con l'elemento putiniano e noi ci troviamo come? Io vi devo dire la verità, io
Picchi lo apprezzo, le parole che ha detto qui sono la dimostrazione che è una persona che cerca di tenere la barra dritta, ma dalla vicenda Metropolli, cos'è? Io che deduzione traggo? Vi posso dire la verità? Io non so se ci sono dei traffici di soldi con la Russia o meno, ma la sensazione che traggo è molto più sconsolante. È che c'è un pressappochismo e che l'Italia stia affidando a persone che non hanno la necessaria qualità passaggi fondamentali della politica estera. Non si scherza. Io se fossi in Salvini, riflettendo sull'esperienza che sta capitando in questi giorni, mi preoccuperei di una cosa. Ma ha capito Salvini che non può giocare, che in questo gioco, che è troppo grosso, ci si scotta le mani, ma se le scotta realmente? Ha capito ad esempio che è un colpo mortale alla credibilità italiana ogni volta che si dice togliamo le sanzioni, poi si va al tavolo e si vota per tenere le sanzioni? Tutto questo significa che è un vorrei ma non posso l'operazione politica internazionale dell'Italia in questo periodo, un po' come è stata la conferenza di Palermo. Ci siamo riempiti la bocca che la conferenza di Palermo avrebbe fatto, ma la conferenza di Palermo è stata, ma adesso avrei una frase molto pesante sotto il profilo sessuale, un paragone, ma insomma è stata una specie di anch'esso di vorrei ma non posso, una sorta di grande photo opportunity dove l'Italia ha messo assieme Sarraj e Haftar e il giorno dopo se la sono dati di santa ragione. La conferenza di Palermo semplicemente è stata inesistente sotto il profilo del peso internazionale che essa ha avuto. Allora, quando un paese ondeggia tra una specie di come posso definirlo, di presunzione di poter contare qualcosa e l'incapacità sul campo di determinare degli orientamenti condivisi, c'è da preoccuparsi pesantemente. Non si gioca tra americani e russi, non si gioca con l'ambiguità. Noi dobbiamo fare, possiamo fare qualsiasi cosa. Perché la Merkel può fare qualsiasi cosa? Tu parlavi esattamente prima del fatto che i tedeschi dicono alcune cose, poi sul tema energetico fanno gli accordi con la Russia. Ma la differenza è sostanziale. La Merkel è credibile agli occhi degli americani. La Merkel è credibile per fare quello che vuole, perché ha dato come Germania delle prove di consistenza politico-istituzionale che l'Italia non dà. A parte, dico, un governo dove ci sono i principali attori che dal mattino alla sera litigano anche su dossier internazionali. Un altro tema, pensiamo al Venezuela e alla gestione della politica nostra sul tema del Venezuela. Un'altra cosa, ma io penso che la Lega sia, lo dico sinceramente con rispetto, perché poi la Lega prende i voti degli italiani, per cui non sarà adeguata per quello che penso io, ma sarà senz'altro adeguata più di me per quanto riguarda i voti degli italiani. Io i voti alla fine in democrazia, nella democrazia liberale, non quelli liberale, i voti contano. Però vi dico sinceramente, ma la Lega ha discusso in questi mesi avendo come interlocutori privilegiati quei governi che per ragioni sostanziali sono i maggiormente confliggenti con le nostre posizioni in Europa, poi è stata abbandonata addirittura dagli stessi interlocutori privilegiati nel voto alla Presidente europea. Ma io, se fossi stata la Lega, avrei assolutamente, da questo punto di vista, secondo me il Movimento 5 Stelle ha fatto molto meglio, perché in questo ha consolidato un tentativo di interlocuzione dell'Italia con la Commissione europea. Con che faccia oggi la Lega va a proporre, cosa che sarebbe credibile dal punto di vista elettorale, perché hanno vinto le elezioni europee, un commissario europeo a quella Presidente della Commissione europea che ha cercato di bocciare nelle urne? È chiaro che questa è una posizione di una debolezza totale, anche perché non ci sono alleati in questa operazione. Cioè, è un'operazione che la Lega sta conducendo senza tipologie di alleati, perché non si, a meno che gli alleati della Lega
non sia l'alternativa per la Germania, è che veramente quelli non è che sono lei, quelli sono l'elemento veramente pericoloso di tutta la vicenda, perché vanno ben oltre i polacchi, Orban e tutto il resto. Dunque io vedo una gran confusione nel mondo, una gran confusione di orientamento e di velleitarismo dell'Italia, e penso che a questo punto ci sia veramente bisogno di allacciare il cinturone di sicurezza, ma soprattutto di riportare la politica estera nella sede propria del Parlamento. In tutto questo poi mettiamoci anche qualche altra considerazione, non voglio mettere in imbarazzo Picchi nel suo scrupolo istituzionale, ma abbiamo un ministro degli esteri che non è pervenuto, non so, forse adesso ci avrà il problema di Bruxelles, ci avrà altri problemi, ma non mi sembra che sia pervenuto nello scacchiere. Quando si parla di politica estera, lui mantiene un rigoroso riservo, per cui non si capisce cosa pensa. E credo che riunioni come queste siano utili. Grazie Fabrizio per avermi invitato. Grazie. Pan Mario, sì. Sarò brevissimo, perché avete già parlato tutti. Molto rapidamente. Cerco di fare un punto. Faccio un punto rapidissimo. Allora, secondo me i punti in comune sono più delle differenze qui dentro, perché sostanzialmente... Non mi dire che sei diventato democristiano. Ma sì. No, i punti in comune in realtà sono più delle differenze, perché tutti sono d'accordo sul fatto che Putin sia un player imprescindibile. Cioè, Cicchito ha aperto, citando un'intervista al Financial Times, l'ha citata anche correttamente Uniti, ed era una bella intervista, segnalo che fa il paio con, anzi, nella prosecuzione ideale dell'articolo che fece lo stesso Putin nel 2013, 11 settembre, non a caso, sulla prima pagina del New York Times. Lì disse che era finita l'era dell'eccezionalismo americano. Qui dice che i sistemi liberali sono obsoleti, quindi è la prosecuzione ideale. Quindi su questo siete d'accordo. D'altronde Putin fa con l'Arabia Saudita il prezzo del petrolio, non si è parlato di energia, ma l'energia è la forza che cambia tutto lo scenario mondiale. E d'altronde Picchi però ha detto una cosa giusta quando ha ricordato che sì, si fanno le sanzioni, la von der Leyen le ha ricordate anche poco fa, lo troverete poi sui giornali, però si fa Nord Stream 2 tra Berlino e Mosca. È un tema assolutamente interessante. Naturalmente non si può fare niente se non c'è un accordo con la Russia in Medio Oriente, e questo deriva dal fatto che ha detto Uniti invece dell'espansione di nuovo, della ricostruzione delle aree di influenza tradizionali dell'ex Unione Sovietica. Questo è stato fatto sostanzialmente. Putin è stato molto abile, ha ricostruito l'arsenale, così. L'altro soggetto, che a mio avviso è ben più preoccupante perché ha dimensioni molto più grandi rispetto a quelle della Russia, che è un paese comunque che ha un problema demografico, un paese composto al 70% di permafrost, ha pochi abitanti di fatto per la dimensione territoriale che ha, e ha un'economia in fondo non grande rispetto alle sue potenzialità se avesse avuto una diversificazione industriale. L'altro paese è la Cina, col quale questo sì, secondo me, bisogna guardare con attenzione. Abbiamo fatto un accordo strategico dove però è il dopo che potrebbe essere interessante, ma per la Cina in questo caso, la Cina che riempie di contenuti eventualmente, ed è la Cina che viene in Italia, non siamo noi che andiamo in Cina. La Cina significa aziende gigantesche che si muovono come fondi sovrani, significa aziende che hanno un apparato di monitoraggio, diciamo così, dello spettro elettromagnetico nel settore delle TLC, Huawei, tanto per dirne una, che insomma sollevano dei dubbi. Naturalmente questo si fa alla luce della debolezza, o meglio, della nuova politica isolazionista. È una parola grossa in realtà, Trump non è un isolazionista, è un neo-jacksoniano, che è un'altra cosa. E tutti sono d'accordo sul fatto che Trump qua a questo tavolo abbia cambiato lo scenario, cioè è il vero game changer. Quando Marchionne lo incontrò alla Casa Bianca per la prima volta, usò proprio questa parola, è uno che cambia le regole del gioco. E qui sulla credibilità della Germania, che diceva Casini, è vero, però il vero obiettivo degli Stati Uniti sono proprio la Germania.
i dazi potenziali che gli Stati Uniti vogliono mettere sono sull'acciaio e sull'auto, guarda caso, in due settori tra i dati dell'industria pesante tedesca. E poi ci siamo noi e tutti siamo d'accordo che l'hotspot è il Mediterraneo, che il punto caldo è la Libia, l'ha ricordato benissimo Benedetti che conosce bene la materia, fa da sé. La Libia probabilmente è persa, cioè non la stiamo perdendo, io sono d'accordo con quello che dice Minniti, o meglio, abbiamo una situazione un po' strana, paradossale. Le uniche due cose che funzionano in Libia sono la banca centrale e l'ENI. Se si spegne l'ENI, Tripoli e l'ENI. La banca centrale ha sempre funzionato anche quando c'era il regime change contro Gheddafi, contro il regime di Gheddafi. La cosa più bella è che la banca paga gli stipendi a tutti. A tutti. Tutti quelli che combattono sul campo, vengono pagati tutti quanti. Tutte le fazioni sono pagate, le banconote vengono stampate a Londra. No? Ecco, allora questo è molto interessante perché noi avremmo in realtà un ruolo potenziale molto grande, ma ci è sfuggito di mano completamente il lato della Cirenaica che poi è arrivato fino all'Italia, cioè il generale Haftar, che esatto, non ci sono dubbi, ma errori insomma che vengono anche da lontano, ma sono condivisibili con molti. Secondo me si sono distratti molto sul tema Libia, e però abbiamo l'ENI lì che se si spegne l'ENI si spegne Tripoli, per essere chiaro, vanno al buio. Quindi c'è la presenza di un interesse nazionale, è una cosa che qua è stata condivisa, anche il nostro grande attivismo in Africa è vero, potremmo fare molto di più, però forse abbiamo perso il filo, agli americani non interessa più, è stato ricordato qua, le truppe americane, quelle poche che erano rimaste in Libia, se ne sono ammutolate, se ne sono andate per essere chiare. E certo, noi ci troviamo in una situazione un po' paradossale, no? Perché noi abbiamo un governo di due forze che non vanno d'accordo. È un esperimento che è difficile che possa andare avanti così. Le parole che ha detto Salvini stamattina, poco fa, Giorgetti è salito poco fa a Quirinale, il Presidente della Repubblica che non farà il commissario UE, insomma, indicano praticamente una fase di grande turbolenza e incertezza. Io penso che, per chiudere, la linea della politica italiana sia difficile da tracciare oggi, perché io concordo con Minniti, c'è un grande disordine mondiale, non un ordine, la situazione è drammatica e chi vince oggi sono solo quelli che hanno l'energia, le materie prime, il petrolio, il gas ovviamente, e chi ha la bomba con la B maiuscola, cioè il club del nucleare. Sono tornate forze che in realtà non se ne erano mai andate, che sono le forze poi che hanno dominato nella seconda metà del Novecento e anche durante la Guerra Fredda. Quindi è tornata la Russia, e bene ha fatto Minniti a ricordare che è la Russia pre-esperienza sovietica, è la Russia del grande principe Alexander Gorbaciov, che è quello che trattò la vendita dell'Alaska agli americani e così via, e che aveva una politica fortissima, una politica imperiale, una politica degli zar, una grande visione. Gli americani sono tornati ad essere, nel loro spirito ciclico, un paese che è la fortezza, che va difeso, che è necessariamente forza globale, ma non può esserlo fino in fondo, no? Perché voi, gli americani, non vogliono più morire in guerra, e come possiamo dargli torto, e vogliono difendere i propri confini e così via. Mi pare che noi abbiamo bisogno di un governo coerente, che abbia una linea precisa, un governo di centrodestra, un governo di centrosinistra, e che però sia finita l'epoca degli esperimenti, cioè per andare avanti un governo come questo ha bisogno di essere completamente riprogrammato, e non basta certo il contratto per fare politica estera, e oggi la politica estera alla fine, come vedete, è politica interna. Grazie a tutti. Grazie a tutti.